abbiamo chiesto 3.000 euro, 2.954 per l'esattezza, per ogni ligure. Il totale potrebbe fare, se tutti i liguri dovessero firmare questa class action, circa 4 miliardi e mezzo di euro che Autostrade si troverebbe a pagare per i danni che ci ha fatto subire dopo, diciamo, che ha portato le nostre autostrade a perdere pezzi e a cadere direttamente, come è successo per il ponte. È la più grande class action della storia d'Italia ed è una delle più grandi che siano state intentate credo al mondo. E ieri siamo andati nel nostro studio legale e abbiamo depositato, è partita, è ufficialmente radicata dal Tribunale di Roma la class action, per cui ormai siamo partiti definitivamente. Io ci tengo moltissimo a dire due cose. La prima è che è veramente aperta a tutti i liguri, basta essere residenti in Liguria e tu hai diritto di presentarla. Da Ventimiglia a Sarzana si può presentare la class action. La seconda è che è completamente gratis, perché le spese ce le siamo accollate io e Roberto. È stato un lavoro lungo perché l'istanza che io vi invito tutti a leggere, spero che leggeranno anche i cittadini perché la metteremo online, che è chiarissima, dell'avvocato Cruccioli, che riporta tantissimi documenti legali in cui viene affermata l'inadempienza di Autostrade all'impegno di mantenere le autostrade a un livello, diciamo, di percorribilità e di sicurezza e di livello di servizio. Non sono io che lo dicono, l'ha detto anche il garante che ha sanzionato Autostrade. C'è uno studio molto approfondito, pieno di dati interessanti, che spiega quali sono stati voce per voce i danni che hanno subito i liguri in questi anni. Poi ne parlerà Roberto Cenci per dire come sono stati calcolati. E ci sono migliaia di altri documenti che io penso che i liguri possano leggere, possono, magari non sono di facilissima lettura, ma sono importanti. Per noi è essenziale che tutto questo sia a portata di tutti, che i liguri per partecipare non debbano pagare neanche un euro. Dicevo prima ai colleghi, siamo contrari all'accordo che il Comune e la Regione hanno fatto con Autostrade. Perché è un accordo in cui è stato spacciato come un risarcimento, non è un risarcimento, è un accordo in cui Autostrade ha scelto che opere fare, le fanno loro, le gestiranno loro e così ci sarà il paradosso, come ha detto qualcuno, che chi ha subito danni poi si pagherà il risarcimento, perché saremo alla fine noi liguri a pagare ad Autostrade ancora una volta. Questo è un discorso tutto diverso, qui stiamo proprio vedendo i danni che abbiamo subito da Autostrade in questi 5 anni di calvario, cioè dal 2018 fino a quando finiranno i cantieri nel 2023. Roberto vi dirà, anzi lascio subito la parola a Roberto, perché è interessante sapere come è stato possibile richiedere i danni, perché non era per niente facile. Noi dovevamo dimostrare, e abbiamo dovuto farlo con un anno di lavoro, ci è voluto del tempo e con molti esperti che ci hanno aiutato, che c'era stato un danno quantificabile e un danno patrimoniale, perché questo ci consente di arrivare poi al fatto che la nostra istanza sia dichiarata ammissibile e che quindi abbiamo delle buone probabilità di vittoria. Io sono convinto che abbiamo delle buone possibilità. Roberto, vuoi dire più? Sì, certo. Si trattava di passare, diciamo, da un dato di esperienza, che è un'esperienza di tutti, cioè quella delle code che quotidianamente facciamo, cambi di corsia continui, a una quantificabilità di questi disagi, no? E allora lo studio che abbiamo commissionato si è basato su 6 indicatori. Gli indicatori sono i prezzi al consumo, 6 indicatori liguri che sono paragonati agli analoghi indicatori delle altre regioni italiane. Sono i prezzi al consumo, il mercato immobiliare, il PIL regionale, il benessere, si chiama BES, benessere ecosolidale, che comprende, diciamo, tantissime voci che sono espresse bene nello studio, sono i rallentamenti e le congestioni del traffico, poi vi dirò qualcosa anche su questo, e poi c'è l'impatto ambientale. Alcune di queste sono immediatamente monetizzabili attraverso studi e confronti, altri invece sono solamente una serie di dati che poi trovano un riscontro anche numerico.
Per quanto riguarda i prezzi al consumo, che è la voce, la prima voce che è stata esaminata, i dati sono interessantissimi perché, dico alcuni esempi così, nel secondo trimestre del 19 i prezzi al consumo in Italia si sono alzati dello 0,9, nella media delle regioni italiane, in Liguria dell'1,4. Non è un caso, cioè queste, ora io li riassumo in poche parole, ma ci sono decine di pagine ad ognuna di queste voci dedicate. La cosa che colpisce è che sono aumentati proprio quei beni che per arrivare sui nostri banchi, i nostri negozi, richiedono di essere trasportati, come la carne. La carne, per esempio, e alcuni tipi di cibi sono quelli che sono aumentati di più, e questo chiaramente mette in connessione i disastri autostradali con l'aumento dei prezzi. Esatto, quindi immaginate, no, tutti quei camion che noi vediamo per ore in coda sui viadotti, sulle nostre autostrade, poi alla fine arrivano in ritardo, alla fine c'è una minore agibilità nello smercio delle carni, dei pesci, del pesce, eccetera, e quindi questo ha un risultato. Poi il valore immobiliare è calato, è dimostrato in questo studio in maniera molto dettagliata, c'è un depauperamento medio dal 18 al 20 di 6.600 euro, che poi è stato dato come dato finale, anche se si riferisce solamente all'80% della popolazione libica, è stato ponderato e si è arrivati ad un dato medio che sembra di 500. Ogni proprietario ha perso 1.600 euro, considerando che non tutti i liberi sono proprietari, considerando, si arriva a 500 euro di richiesta di danni per questo. Esatto. Poi il PIL, mentre tutto il nord cresceva tra il 18-19 dall'1,55 al 3,32, e noi abbiamo avuto una crescita molto inferiore, la Liguria ha avuto una crescita di gran lunga inferiore. Addirittura una decrescita. Una decrescita in un anno in particolare, lo 0,66% in meno. Poi c'è la voce del benessere eco e sostenibile, che ha l'acronimo BES, che comprende la salute, l'istruzione, la formazione, i tempi per esempio di raggiungimento del lavoro, per esempio i tipi di contratti che sono stati cambiati durante questi anni, perché entrando in crisi alcune aziende hanno dovuto modificare anche dei contratti di lavoro. Io ho dei dati qui. È aumentato il part-time involontario del più 4,5%, anzi del 18,4% il part-time involontario, e i dipendenti con paga bassa rispetto all'anno precedente del 4,5%. Sono aziende evidentemente entrate in crisi anche per questo fattore dal Ponte Morandi in poi, e quindi i contratti sono peggiorati. Anche la mortalità da incidente stradale è peggiorata, sempre in quest'ambito siamo passati al più 33,3% per quanto riguarda la mortalità stradale. E poi, come dato forse più interessante di tutti dal punto di vista del legame con quello di cui stiamo parlando, la viabilità, cioè la fluidità del traffico, che ha avuto, come chiaro, no, una peggioramento molto molto consistente. Sono aumentati in certi caselli dell'area genovese del 300% i tempi di percorrenza, 300%, che è una cifra, e sono stati misurati in termini di ore in alcuni caselli, per esempio Bolzaneto e Genova Aeroporto, faccio un esempio per tutti, da 166.000 ore di percorrenza a 636.000 ore. Questa è una voce particolare che si chiama total delay work, cioè il ritardo generale per i lavori in corso. Poi c'è il tema dell'ambiente, è aumentato in maniera significativa il particolato atmosferico, PM2 e PM10, queste sono le sei voci. Ora, naturalmente, le fonti sono autorevolissime, lo dicevamo anche prima, sono l'autorità garante della concorrenza del mercato, la stessa ASPI, le camere di commercio, l'Istat, l'osservatorio immobiliare, insomma è uno studio fatto veramente bene, che colpisce molto e che ha un impatto significativo, e fa capire anche come, diciamo, la regione Liguria sia particolarmente sottoposta anche al tipo di infrastrutture, perché pensate che il 15% delle gallerie europee, autostrade europee, sono in Liguria.
non so quante centinaia di viadotti, mi sembra intorno ai 500 tra ponti e viadotti, quindi è chiaro che quando c'è un problema si concentra preferibilmente qui. E poi c'è, è l'ultima cosa che dico, il problema delle manutenzioni che sono state effettuate prima, e quindi come sempre in Italia, no, quando uno comincia a aver paura della propria responsabilità, comincia a fare manutenzioni dal crollo del Morandi in poi, siamo bloccati ancora per fino al 2023. Infatti noi chiudiamo i danni fino al 2023. Ecco, no, le prossime tappe, dicevo, sono adesso il giudice del Tribunale di Roma dovrà dichiarare l'ammissibilità. Se dichiarerà l'ammissibilità sarà per noi una vittoria epocale già, perché allora saremo vicini davvero a una vittoria, perché è questo il più grande gradino da superare. Io sono ottimista, francamente. E poi ovviamente ci sarà il giudizio finale. Dopo la dichiarazione di ammissibilità i cittadini tutti potranno aderire formalmente, è molto semplice, bisogna firmare e dare i propri dati, è assolutamente gratuito, ripeto, le spese le abbiamo sostenute noi, e potranno firmare fino anche a dopo il giudizio, perché è fatto in modo che la class action, che il numero di aderenti sia maggiore possibile. Io vi dico, se riuscissimo ad arrivare a coinvolgere quasi tutti i liguri, credo che sarebbe una cosa che farebbe un po' la storia della class action in tutto il mondo, e questo sarebbe una, perché la class action può diventare una forma di battaglia politica. Noi ci proponiamo di applicarla ad altre battaglie, anche in materia di sanità, per esempio, prossimamente. Io sono molto contento per diversi motivi. Questa class action è un segno, credo, di grandissima uguaglianza, cioè è aperta a tutti. È aperta a tutti senza distinzione di io abito in Peria, Sarzana, nell'entroterra, tutti i liguri, perché tutti i liguri hanno subito un danno. Sono molto contento perché è un vero sostegno che noi diamo alle persone, noi proviamo, chiediamo che sia dato, perché 3.000 euro non è più un gesto simbolico, ma è qualcosa che davvero, per ogni ligure, pensiamo a un nucleo familiare, se un nucleo familiare lo chiede tutto, e ovviamente se il giudice ci darà ragione, può davvero, in questo momento di estrema difficoltà per tutti, risollevare un po' le sorti di una famiglia, magari anche possono essere investiti in un'attività economica. E sono contento perché è un segno di giustizia, perché un colosso industriale si è comportato in un modo da mettere da trattare senza alcun riguardo 1,5 milioni di cittadini italiani, e noi liguri, che siamo gente che non è abituata a subire, con questa azione dimostriamo che se un colosso industriale, per quanto grande sia, si comporta in questa maniera, lo Stato lo difende, i cittadini si possono difendere. Questa è, secondo me, importantissimo, ribellarsi ma seguendo la legge, perché siamo noi che seguiamo la legge, usiamo la legge proprio per ribellarci contro chi ha lasciato che cadessero ponti e pezzi di gallerie sulle nostre teste. E quindi è un segno, io credo, di reazione, di vitalità della nostra regione, e un segno anche che siamo uniti in questa battaglia, che i liguri non si lasciano mettere i piedi in testa. Questa è la cosa, forse uno dei messaggi che ci sta più a cuore di tutta questa esperienza. Come te dicevi, per l'ammissibilità?